Com'è finita la partita? Mister Arrigoni del Cisanese, la sua squadra ha superato il turno con questo 0-0 qua in quel di Saronno. Diciamo che la partita abbastanza tranquilla, nel senso al primo tempo voi controllavate, Saronno ha avuto un'occasione grossissima, quel palo che ha colpito poteva cambiare le carte in tavola, ma comunque la Cisanese ha controllato sempre bene. Secondo tempo, anzi, vi ho visto, eravate un po' più pimpanti, correvate di più, insomma lo 0-0 è arrivato alla fine meritatamente. Lei come ha visto la sua partita? Sì, penso che quello che ha detto è giusto. Primo tempo in equilibrio, con probabilmente loro un pelino più pericolosi, noi più in grado di gestire la partita, di gestire la palla, anche se secondo me nel primo tempo abbiamo sbagliato delle scelte che potevano portarci a creare qualcosa di pericoloso, ecco. Soprattutto qualche lancio, anziché continuare a giocarla a terra, c'è un po', ripeto, delle scelte che non ho condiviso e che, vabbè. Il secondo tempo penso che invece abbiamo fatto meglio, abbiamo gestito sempre comunque la partita, però ci siamo anche resi pericolosi. L'unica cosa che posso un po' addebitare ai miei è la troppa sicurezza in determinate occasioni, ci ha fatto perdere palla e ci ha fatto rincorrere su dei contropiedi che potevano essere pericolosi. Vabbè, ma comunque si è visto un centrocampo sempre ben raccolto, difesa arcigna. Nel secondo tempo avete fatto delle belle proiezioni, mi è piaciuto il numero 3 Rivaletto, col suo sinistro lì si proponeva bene, scambiava e andava in area. Insomma, lo 0-0 vi va bene. Il passaggio del turno l'avete fatto. Per il campionato, che squadra avete allestito, cosa pensate di fare? So che domenica non avete giocato. Ma noi il campionato deve essere un campionato di tranquillità, un campionato per poter navigare al di sopra della zona pericolosa, però ecco, dobbiamo darci dentro, perché comunque il campionato, il girone B lì è un campionato difficile, tante squadre allestite per fare un campionato di punta, per cui non sarà facile. Ecco. I presupposti sono buoni, perché mi sembra di vedere la squadra sempre bella compatta, che pensa in maniera abbastanza comune, cioè ha un pensiero unico, per cui mi sembra, sono ottimista per poter fare un campionato che ci si aspetta. Ok, mister, la ringrazio, in bocca al lupo. Grazie mille.